Buongiorno. La notte brutta, brutta nottata. Allora, io ho dormito male, ho avuto caldissimo, perché qua in città faceva caldo, probabilmente durante la notte ho avuto caldo e poi sono talmente abituato, cioè siamo talmente abituati a mangiare solo verdurina la sera ormai, perché sì è vero ci sfondiamo a pranzo, però la sera solo verdurina e ieri hamburger, costolette lì di con salsa barbecue, alla fine non abbiamo digerito bene e io tutta la notte l'ho passata a girarmi, rigirarmi, bere acqua, alzarmi per digerire. Elisa invece. Elisa invece. Io sì, anch'io per non aver digerito tanto bene, poi per il caldo, e poi per le macchine, per le persone che urlavano, mettevano musica, parlavano forte. Dormire in città è sempre una cosa bruttissima per noi. Però ieri eravamo quasi costretti a dormire qui. In realtà ieri sera alle 10:30 era, 10 e 11, mezza, mi sì. ricordo. 10 e mezza, 11, sì. Eravamo praticamente pronti per partire anche con le ragazze che ci eravamo messi d'accordo per andare lì alla scogliera perché c'erano un gruppo di inglesi in un palazzo qua sopra i camper che avevano messo musica sul balcone, urlavano e quindi abbiamo detto mica chissà quanto andranno avanti questi, andiamocene. Poi appena eravamo tutti pronti che stavamo per andare a accendere i camper hanno smesso, hanno spento tutto e se ne sono andati a far Sì, festa lì in camper che poi. eravamo già nel letto col pigiama e tutto Sì, quanto, eravamo proprio sì, sì, sì. lì lì per andare a dormire. E poi niente, messaggiandosi loro con lei, hanno detto andiamo via. Allora, rivesti tutto quanto, scendiamo, niente. Vabbè. Però comunque qui è proprio pieno. Allora, Benidorm bellissima, perché è bella. Beh, bellissima Bellissima, Benidorm, però è la proprio sera affascinante. La sera anche è molto molto bella, bella, perché è tutta illuminata. visibilmente, ma per carità, Sì. c'erano intanto solo persone fuori dai locali, urlavano tutti ubriachi, ma proprio tutti ubriachi, addirittura c'era una signora per terra che stava male, una roba senza senso, polizia, tutti che facevano casino, ma poi c'erano i butta dentro, quindi ogni volta che noi andavamo in qualche locale, magari cercavamo di leggere il menu da fuori per vedere quanto costava, c'era già quello che rompeva già le balle a venire a dire, ah dai dai dai, entrate, entrate, Non fa più per noi la movida. entrate. No, no, assolutamente no. Siamo riusciti a trovare un bellissimo locale, un Un grillhouse. grill house, dove abbiamo mangiato benissimo, carne squisita, Sì, buono, si è mangiato bene. benissimo, e anche oltretutto in una via tranquillissima e un locale tranquillissimo Sì, è dove c'era vero. pochissima gente, quindi ci siamo stati da No, no, Dio. no, dentro c'era un sacco di gente, era tutto Sì, pieno. E però. però non era gente che faceva casino. Ah, ok, allora sembrava che non ci fosse per quello. No, c'erano i tavoli tutti occupati. Ah, ok. E poi quando siamo tornati al camper, siamo passati di nuovo in mezzo a sta bolgia. Veramente, robe senza senso. Non ero Come sì. mai più abituata. Per chi è di Torino è come stare tipo Al quadrilatero, ma due volte non peggio. al quadrilatero, forse anche un po' tipo San Salvario, oppure ai Murazzi di 15 anni fa. È così. Infatti no, noi non siamo per questo. No, Cioè assolutamente. io lo ero per questo, perché ero così come quei ragazzi che c'erano là, però poi sono cambiato. Voilà che si parte. E si va alla scogliera. Nostra meravigliosa, inimitabile scogliera. Carmen, la ruota qui, una qui e poi l'altra va automaticamente va di là. E grazie. Beh. Ci siamo ripiazzati nel nostro posticino con le ragazze davanti. Ci sono i soliti due camper, il camion là e il furgone là. E oggi giornata bellissima, però qua devo ancora spuntare bene il sole perché adesso è di là. Pronti, pronti per andare in spiaggetta, sono le 11, c'è un bel sole, c'è un po' di vento e il mare è mosso, però non possiamo assolutamente lamentarci. Questa caletta qua è veramente fantastica, però
Non so se mi scappa il bagno, perché comunque tira un po' di arietta freschina. Però il mare è veramente bello. Mentre io cucino, spaghetti al pomodoro, che è sempre la cosa migliore. Eli si prepara a fare l'impasto per domani, più che altro perché voglio riprovare a fare la farinata. E beh, che bella vista comunque. La farinata perché l'altra volta era venuta male. Invece stavolta voglio fare un'altra ricetta e vediamo se viene meglio con questo tegame che abbiamo comprato. Più che altro dobbiamo fare la legna, secondo me, perché l'abbiamo finita. Però qua dovrebbe esserci qualcosina, proprio giusto per il forno. E comunque sia, nel caso l'impasto per la pizza, quello a priori si fa, anche se non abbiamo ingredienti da mettere sopra, non importa, ci mangiamo l'impasto così. Allora, sono 611 il tuo, perché secondo me ce n'è di più, 611, 559, spaghetti qua dentro. ma pochi, comunque non cambia tanto. Sì, ma io ho più bisogno di più chilocalorie perché sono maschio, ti ho già detto. 572, pensa a te. Ma non devi arrivare a 600 perché sennò a me me li togli. 593, va bene. Andiamo al mio. 593. Il tuo 576. Vabbè, ancora due. No, questi mi sento che sono troppi. 588. 582, vabbè, dai, te la mando buona. Adesso un po' di sugo per sporcare e via. Guardali, guardali, i due delfini stanno andando. Ce la faranno i nostri eroi o non ce la faranno? Guardali là. Buttati! È fredda? Vai, Stefano sta andando! Nuota! Eccola l'altra impavida. Oh, c'è un'acqua spettacolare, era troppo sprecato. Raga, freddissimo! Però una volta temperato il corpo si sta bene. Però c'è un'acqua esagerata. Elisa è lassù invece che ci guarda. Carmen, una qua e una qua. Come ciao ciao, Eli è qua ancora. Infatti ho detto ciao ciao Carmen, adesso passeggiando dico ciao ciao Eli. Buongiornissimamente, buongiorno. Bella giornata anche oggi, però è l'ora di lasciare anche noi questo posto. Stiamo mollando tutto quanto, cioè stiamo mettendo a posto tutto quanto. Abbiamo dormito in compagnia di quello che non so da dove viene perché la targa non la conosco. E oggi ce ne andiamo più a nord perché stiamo piano piano rientrando e quindi abbiamo un 3 ore di strada da fare, ma nel frattempo dobbiamo fare anche la spesa, il GPL con nuovo attacco da 130 euro che abbiamo comprato, almeno lo usiamo, e carico e scarico. È successo con Federico e Sara, come è successo poi con Luca, eccetera eccetera. Però siamo stati bene, dai, sono contenta. Ci mancavano le ragazze per farci una vacanzina insieme. Sì, ora mancano solo Busca e Marco. Poi ci hanno fatto usare il kayak.
poi hanno fatto usare il kayak a Stefano, che l'hanno solo emozionato di più. Bello, bello. Mi è piaciuto proprio, mi sono piaciuti proprio questi giorni. Adesso ci mancano molto. Dobbiamo riabituarci a stare un po' da soli. Ok, spesa fatta. Allora, 60,08 euro. Però abbiamo preso delle cose in più, tipo due broscine per fare colazioncina adesso che è mattino presto. Poi in più abbiamo preso un chilo di cozze che ci sbraniamo stasera e 8 gamberi che facciamo gli spaghetti con sugo e gamberi, e poi delle cosine per busca, tipo il chorizo per busca, qualcosina. Quindi c'è da togliere un 10 euro, però facciamo che sia così, va bene. Ah, e un vino bianco per me stasera, perché stasera si mangia il pesce, se arriviamo nel posto, se il posto va bene, bla 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 bla. Allora, siamo arrivati a fare il gas. Ora, vediamo. Ma bisogna farlo da solo? Penso di sì. Come l'aveva messo adesso la tipa? Ah, così. Tu devi schiacciare lì, forse. Prova. Ok. No, devi tenere premuto. Ma sta andando? Sì, sì. Ah. Premi? Sto premendo. Ok, è partito. Vedi, là c'è i litri. Ok, stiamo riuscendo a fare gas. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Perché qua costa di più. 18,57 euro, 19,16 litri, perché qua costa tantissimo il gas, 0,969. Dio fanale. Ok, però siamo soddisfatti di aver di nuovo usato il pezzo di 130 Finalmente. euro. Adesso dobbiamo anche farcelo da solo. Esatto. Bene, siamo riusciti a farlo, adesso Stefano sta andando a pagare. E che in alcuni benzinai prima si paga, poi si fa rifornimento. Invece in questo qua, per dire, prima si fa rifornimento e poi si paga. Quindi ogni volta che arriviamo da un benzinaio non sappiamo mai come girarci. Però vabbè, comunque l'abbiamo capito. L'importante è aver fatto gas. Posto era occupato da una macchina, quindi abbiamo pensato di metterci qua. È un altro posticino, sempre a bordo strada, sterrata però. Allora, voglio capire un però attimo... dobbiamo entrare in retro. Ah beh, mizzica, ma è bellissimo qua. Sì. E quindi adesso Stefano si è girato. Entrerà in retro. Noi ci piazziamo qua. Bello, forse più bello anche dell'altro. Piazzati. Allora, tecnica per mangiare le cozze di Eli Stefan Love. Prima si mettono le cozze sul piatto. E poi, qua vabbè, adesso ne lasciamo due o tre. Poi ognuno prende la cozza che ha nel piatto, mette il sughettino dentro e poi qui. Perché altrimenti come si fa? Mangi le cozze senza sughetto, così, tipo, senza sughetto. Che per noi è completamente inutile mangiare le cose. Inutile mangiare le cose. E poi dopo resterebbe tantissimo sughetto per niente. Sì, è vero, c'è sempre il pane per fare la scarpetta. Però le cozze vanno mangiate
Cossughetto.